La lunga giornata di Milanello che è terminata dopo la conferenza stampa di Stefano Pioli. Care amiche e cari amici, e buon pomeriggio a tutti. Una giornata cominciata alle 11.30 con la possibilità per i giornalisti, i media, di assistere al primo quarto d'ora di allenamento. Ed ecco le immagini in esclusiva per noi. Per voi che seguite il mio canale YouTube, queste immagini, vediamo i giocatori che sono entrati in campo, ripeto, alle 11.30, sullo sfondo i portieri non abbiamo visto Maignan, non c'era Bennacer, questa è la prima notizia, non c'era Bennacer, non è ancora pronto, invece c'era Tomori. I giocatori hanno effettuato delle corse dietro la porta per riscaldare i muscoli, poi il torello al centro del campo centrale. Tutti i campi di Milanello hanno la spirale sotto calda perché non ghiaccino, anche se francamente forse l'hanno usata veramente in pochissime occasioni in questi ultimi mesi. Vedete dal sole, io ho messo la sciarpa a livello estetico, ma avrei potuto farne certamente a meno, ci sono dai 10 ai 13 gradi, ormai l'aria è primaverile, mancano solo le primule e le foglie ancora non verdi, ma ormai qui a Milanello, come in tutta la Lombardia e direi in tutta Italia, è quasi primavera. Dicevo, l'allenamento del Milan, e dopo vi dico quali siano ancora i dubbi, ma poi ha parlato Stefano Pioli e Pier Kalulu. A Pier Kalulu ho rivolto proprio una domanda, dopo la sentite, in onore di suo fratello. Ieri ho visto la partita tra il Sochaux e il Le Havre, è andato in vantaggio Le Havre, scontro al vertice tra le due come vi avevo già detto nel video, e poi ho assistito al bellissimo gol alla Zlatan Eri con un'apertura di gamba di Aldo Kalulu, e quindi una domanda proprio su queste sue impressioni. Si è parlato col fratello che è un grande e grosso centravanti, e quindi questa è la mia domanda. Poi ha parlato Stefano Pioli, però non perdiamo tempo, sentiamo Stefano Pioli sul momento del Milan. Gli ho rivolto anch'io una domanda perché poi vi spiego perché mi irritano certe osservazioni. Sentiamo Stefano Pioli. Se vogliamo pensare di poter vincere la partita, è chiaro che dobbiamo pretendere un Milan alti livelli di intensità e alti livelli di qualità di scelte di gioco e alti livelli di qualità tecnica, e ci siamo preparati chiaramente per questo. La mia partita più importante della vita, spero che sarà qualche partita più importante ancora di questo qua. E cambiare di sistema con i risultati che abbiamo avuto, ovviamente questo cambiato mi ha aiutato di più, ma poi penso che l'atteggiamento in generale della squadra che fa la differenza in questo periodo, quanto tutti sono così è più facile anche per noi difensori. Sì, quindi secondo me si moltiplicano le difficoltà, perché chiaramente Conte è un grande allenatore che prepara molto bene le partite, che cura i particolari dettagli, quindi una squadra con le caratteristiche inglesi, quindi di ritmo, di intensità, di fisicità, di qualità e con tatticamente dei dettami ancora più precisi, e quindi una sfida difficile ma inevitabile che sia così. Per un ottavo di Champions League, Conte è un grande allenatore, è uno dei pochi miei colleghi che mi ha chiamato per congratularmi per la vittoria dello Scudetto, e questo l'ho apprezzato tanto. Bennacer si è allenato ieri con noi ma non è ancora al 100%, non possiamo rischiare un problema in più e quindi non sarà disponibile per la partita. Sistema di gioco l'abbiamo cambiato perché c'erano delle difficoltà oggettive nel tenere bene in campo, nel difendere bene, nel proporre bene, quindi abbiamo pensato che fosse la soluzione migliore. Vabbè, credo che sono allenatore di campo, quindi preferisco concentrarmi sulle cose di campo, ma credo che a livello economico non ci sia partita. Ecco, chiaramente se loro hanno speso 900 milioni quanto e noi non abbiamo speso niente, noi Italia, è chiaro che c'è un dislivello economico troppo elevato. Poi si può andare sulla cultura, si può andare su tanti altri aspetti,
ma credo che questo non sia il momento. Ci vorrà un Milan di alto livello, questo sicuramente. Nel secondo tempo, dopo il gol, sicuramente abbiamo fatto meglio, abbiamo rivisto tante situazioni. È chiaro, ripeto, che l'avversario è di alto livello e noi dobbiamo essere molto, molto attenti e molto intensi. Non più di tanto, poi sapere che se subisci un gol in casa non è così irraggiungibile anche il passaggio del turno, è sicuramente un vantaggio in più, ma non cambia, che noi abbiamo preparato la partita per cercare di essere squadra, per cercare di vincerla, per cercare di essere attenta, per cercare di essere determinata, a curare tutti i dettagli, perché in queste partite chiaramente i particolari possono fare la differenza. Siamo qui perché nel nostro percorso in questi 3 anni abbiamo fatto tante cose positive e quindi chiaramente è una soddisfazione giocare questo ottavo di finale, perché erano tanti anni che il Milan non giocava, però chiaramente vogliamo andare oltre e quindi sarà importante provare a passare questo turno. Che domanda. Vabbè, Ancelotti chiaramente è un top, ma lo è anche Conte, sono tanti allenatori bravi, lo è Spalletti, sono tantissimi allenatori bravi, quindi sicuramente abbiamo una buona scuola, abbiamo delle caratteristiche importanti. Sì, è vero che questa ultima partita era meglio per me e anche per la squadra. È vero che mi sono sentito molto bene durante questa partita. E poi sì, provo a migliorare sempre, anche è facile di dire tutti i giorni, ma è veramente così. Lo so che posso essere ancora migliore e va a arrivare. Mentre non posso sapere cosa vivono, che emozioni, cosa sentono i nostri avversari, so quello che sentiamo noi e so quello che sentiremo domani entrare in campo davanti ai nostri tifosi, sentendo l'inno della Champions, quindi sicuramente siamo molto motivati, questo è assolutamente normale. Milan deve giocare bene, deve provare a comandare la partita e quindi quando ci sarà la possibilità di palleggiare bene, prendere campo, cercare di essere presenti sul campo, cercare di provare a essere sempre pericolosi. Chiaramente ci troveremo di fronte a un tridente offensivo, chiunque giocherà di alto livello, quindi chiaramente la fase difensiva di tutta la squadra dovrà essere di grande attenzione, di grande compattezza. De Ketelaere, stiamo giocando con 2 trequarti o comunque un trequarto sul centrodestra, la sua posizione credo che la migliore è quella. Ovviamente non lo sa, si sbaglia. Ah, grandissimo, questo è ottimo. La domanda, Tancredi. No, per lei sarebbe stato meglio, insomma, che venissero fuori più rilassati o peggio in questa maniera? Io credo che una settimana fa hanno battuto il City, ma comunque credo che comunque ci si arrivi a queste partite, non è così importante. Non ci arriviamo meglio noi, non ci arrivano peggio loro, sarà una grande partita, una grande sfida e dobbiamo giocarla bene. Prego Carlo. Ti arrabbi molto, se c'ho anche una domanda per Pioli, ti arrabbi molto, va bene. Pier, è stato un bel weekend per la famiglia Kalulu. Tu hai giocato una buona partita, ieri ho visto la partita Le Havre a Sochaux e ho visto una zlatanerie, come si dice in Francia, di tuo fratello Aldo, che ha segnato un gol strepitoso. Volevo sapere se l'ha visto, se vi siete parlati, gli hai detto qualcosa dopo il gol, ti ha detto qualcosa, ti invidia perché tu giochi la Champions League, un gol bellissimo. Sì, sì, è vero che era un gol fantastico. No, per essere onesto, io guardo sempre le sue partite, lui anche guarda sempre la mia partita. Sicuramente per noi era un weekend molto, molto bene. Il fratello ha perso, però il Lorient va bene. Sì, comunque loro vanno a giocare l'Europa l'anno prossimo per lui. Sì, per la partita di Champions. Lui mi dà sempre qualche consiglio che fa sempre la differenza e che ascolto sempre. Lui va aspettare ancora domani per dare gli ultimi consigli.
Prego. Ecco, Stefano, se c'è una cosa che mi irrita è quando parlano del Milan in questa Champions League. Sì, sono lì per provare, sono lì per migliorare, perché sono ancora giovani. Ecco, il blasone del Milan, il Milan non va mai per provare o migliorare in Champions League. Allora le chiedo, succede a chi ci crede, era stato un po' il mantra. Quanto ci credete a vincere la Champions League, che è nel DNA del Milan, non a partecipare in Champions League? Credo che noi crediamo tanto di poter essere all'altezza del Tottenham, di poter passare questo turno e di poter fare un passo alla volta. Vincere la Champions in questo momento potrebbe essere un sogno, ma noi siamo bravi a costruire qualcosa di particolare, di speciale, ma è inutile adesso pensarci se non siamo in grado di superare questo turno. Ciao, è vero che tutti conosco le grandi giocatori di tutte le squadre al mondo e loro due sono due grandi nomi, ma come io e anche abbiamo giocato prima con squadre che avevamo di grandi giocatori, saremo pronti e per io spero sempre di giocare con questo tipo di giocatore forte e così che vedi il tuo livello. E sì, sì, sicuramente ho visto che Varane ha detto che come si dice che va, che lascia Varane, lascia la nazionale, magari sei molto giovane ancora. Chi? Varane. Sì. Poi ha vinto tanto. È vero che è sempre un'opportunità in più per raggiungere questo obiettivo anche, ma lo so e sappiamo tutti che va a passare per fare delle grandi partite con il Milan. Tifosi, grazie. Ciao. È vero che per me, personalmente, è la prima volta della mia carriera che ho avuto un momento dove non si vince. È vero che è un momento più difficile che gli altri, anche perché il tuo mentale quando perdi è sempre meno alto che quando vinci, ma poi per me è un passo importante, un passo che ti rende sempre più forte dopo. Spero che si vedere questo qua. Sì, sicuramente sì. Al di là di chi giocherà o di chi scenderà in campo, sicuramente sì, perché le esperienze che abbiamo fatto ci sono servite per crescere, per migliorare, per essere più pronti ad affrontare questi tipi di impegni, questo sì. Beh, l'ho visto sicuramente, come ha detto Pierre, con un morale migliore, questo sicuramente sì, e l'ho visto con tanta energia perché, ripeto, giochiamo in Champions e la vogliamo affrontare con lo spirito giusto, con la determinazione giusta, quindi ho visto una squadra che si è preparata molto bene. Abbiamo sentito Stefano Pioli, anche la mia domanda a Kalulu, ma la mia domanda soprattutto proprio a Stefano, perché io non sono abituato a pensare, non voglio essere presuntuoso o arrogante, ma non mi viene contro natura pensare a un Milan che partecipi a una Champions League. Il Milan e la Champions League vuol dire averne vinte 7, avendo perso la finale negli anni 50, avendone perso un'altra col Marsiglia e un'altra col Liverpool, un'altra con l'Ajax, però il Milan o è lì o è in semifinale, in finale, può vincere, di solito vince, può perdere, di solito non perde, però insomma gli ho proprio rivolto, irritante, ma partecipate, ha ragione però Pioli che è più saggio e più intelligente di me nella sua umiltà, e quando mi ha detto cominciamo a battere il Tottenham, poi penseremo più avanti, ha ragione. Però insomma ci tenevo a rivolgere questa domanda a Stefano Pioli. Veniamo alla formazione, ho dei dubbi, soprattutto in difesa. Tomori ce la fa subito, e se ce la facesse subito Tomori, che cosa potrebbe succedere? Tomori a sinistra con centrale Chiere, a destra Kalulu, sembra la più probabile. Ci ho confermato con Tomori centrale, mi sembra un pochino più complicata questa possibilità. Però la difesa nel prossimo video, quando ci sarà il Q&A della sera, potremo essere magari più precisi. E veniamo al centrocampo. Il centrocampo dovrebbe essere sicuro, Calabria, Teo e in mezzo Krunic, vista l'assenza di Bennacer con Tonali. Bisogna capire là davanti, con Leao e Giroud, chi a destra. Qualcuno mi dice sicuramente sarà Diaz,
qualcuno potrebbe dirmi, potrebbe ancora essere Selemaker. Selemaker magari servirebbe per inserirlo al posto di Calabria o sempre sulla fascia di destra nel corso della partita. Potrebbe risorgere Messias, che potrebbe aiutare lì la fascia. E la fascia destra è tutto ancora da valutare. Direi lo lascio questi dubbi. In difesa, se Tomori o Cho o Kier, due giocano e uno è fuori. E là sulla fascia destra vediamo chi potrebbe essere. Quindi queste le ancora le incertezze da Milanello. Se vi è piaciuto questo video mettete il vostro like, iscrivetevi al canale YouTube di Carlo Pellegatti, attivate la campanella e scaricate dal link in descrizione l'applicazione numero 10.